Le telecamere di Sinapsi News e Napoli News Magazine questa mattina sono all'interno dell'associazione Padre Lia Alleva. Una mattinata importante, una mattinata importantissima, oserei dire, e questo invece lo facciamo dire direttamente al presidente, il premiante Giuseppe Alviti. Presidente, perché stamattina siamo qua? Stamattina siamo qua innanzitutto per dare lustro e onore a un grande uomo che è padre Francesco Sorrentino, che grazie alla sua azione mirata nel tempo dà il proprio contributo e aiuto alle persone bisognose. Bisogna pensare solamente che quotidianamente si impegna a donare ai più bisognosi 700 pasti al giorno e certamente non è una sciocchezza di questi tempi. Ovviamente col Covid-19 le situazioni sono peggiorate e quindi padre Francesco ha sempre più bisogno di essere aiutato in questa sua azione benevola nei confronti dei più bisognosi, e oggi siamo qui proprio per premiarlo per queste qualità umane, di rare virtù umane, che chiaramente devono dare una loro legittimità contingente anche tramite un premio. Perfetto, prima di passare al premiato c'è anche il delegato cittadino della Francesco II di Borbone, Real Circolo. Buongiorno. Casa di Borbone. È una giornata molto particolare, molto importante per noi stare vicino alla Basilica del Carmine, ma soprattutto a tutti i volontari, in particolar modo a Francesco Sorrentino, il parroco che si prodiga per queste cose umanitarie. Tutto questo. È il caso di dire Viva il Re questa mattina? Certamente, sempre Viva il Re Borbone. Perfetto, finalmente, ecco il premiato. Un premio inaspettato? Assolutamente sì. E è doveroso, credo, Presidente, mi consente, di usare il plurale piuttosto che il singolare. Alle spalle di Padre Francesco c'è una comunità religiosa, i padri carmelitani, che da tanti secoli gelano l'onore di questo santuario, e questo è il fiore più bello, la gemma più preziosa della corona della Madonna, il centro accoglienza Padre Elia Alleva, quindi è la comunità carmelitana. E nello specifico, nel centro accoglienza, alle mie spalle, ci sono tanti volontari, come li ho chiamati, gli angeli nell'epidemia. Come nell'alluvione di Firenze ci furono gli angeli dell'alluvione che salvarono tante opere d'arte, e ora sono gli angeli nell'epidemia, sono angeli piovuti dal cielo, perché in un momento a metà marzo eravamo quasi senza volontari, loro sono venuti dal cielo, il cielo ce li ha mandati, la Madonna ce li ha mandati, veniamo da mille strade diverse, da mille percorsi diversi, culturali, religiosi, anche etnici, sono etnici e lingue diverse, qui per aiutare, per dar da mangiare a chi ha fame, dar da bere a chi ha sete, anche un dialogo fra congregazioni. Io sono carmelitano, le suore angeliche di Sant'Eligio, le suore missionarie di Santa Teresa di Gesù Bambino e tutti questi angeli volontari, anche affidati, che dall'inizio dell'epidemia siamo insieme qui a dare un conforto, una carezza, un piatto caldo a chi in questo momento sta soffrendo di più, non solo i clochard e anche molte famiglie napoletane. Sì, napoletane, gruppi rom, sono tante le realtà, un'esperienza di condivisione con tante altre realtà napoletane, e i centri sociali, Stefano magari dopo potrebbe dirci qualcosa nello specifico, presenti sul territorio. Tra poco verrà il gruppo Shekinah del Vomero a ritirare della provvidenza che noi vogliamo condividere. Crediamo fermamente nella condivisione dei beni. Ultima battuta prima della premiazione: chi vi sostiene? La provvidenza. Anche un grazie particolare alla Security Service, che è la prima istituto di vigilanza in Italia, quindi ha dato un valido contributo a quest'opera meritoria di padre Francesco, e l'associazione si congratula con padre Francesco ed è onorata di dare questa targa al merito di socio onorario dell'Associazione Nazionale Guardia Giurata, che solo in Italia conta più di 70.000 operatori. Quindi ne siamo ultra onorati e vi ringraziamo di aver accettato questo premio onorifico. Questo a lei, padre. Grazie ancora, Dio vi benedica tutti. Grazie. Grazie. Grazie.